Buonasera, come avevamo già anticipato ieri, si è verificato un colpo di scena ieri sera a Genova in occasione della lettura della sentenza di appello per il processo alla svolta contro l''ndrangheta nel Ponente Ligure. I giudici hanno infatti assolto i presunti boss di Bordighera delle famiglie Pellegrino e Barillaro, oltre a confermare le assoluzioni per l'ex sindaco ed ex dirigente del comune di Ventimiglia, particolari non servizi. Colpo di scena ieri sera a Genova in occasione della lettura della sentenza del processo alla svolta sull''ndrangheta nel Ponente Ligure. La Corte d'Appello, oltre a confermare l'assoluzione dell'accusa di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso per l'ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino e per l'ex city manager dello stesso comune Marco Prestileo, ha anche assolto i presunti boss di Bordighera delle famiglie Pellegrino e Barillaro. Sono state invece confermate le condanne per l''ndrangheta di Ventimiglia. L'indagine dei carabinieri era nata a seguito di numerosi attentati incendiari che tra il 2011 e il 2012 presero di mira veicoli e negozi nel Ponente Ligure. 15 persone finirono in manette in un blitz scattato in una notte del dicembre del 2012. I giudici dell'appello hanno condannato Giuseppe Marcianori, tenuto il capo della locale malavitosa di Ventimiglia, a 15 anni e 4 mesi, suo figlio Vincenzo a 7 anni, così come Omar Ravena, Annunziato Roldi e Vincenzo Marcianò. Giuseppe Gallotta è stato invece condannato a 14 anni. Assoluzione immediata. Scarcerazione per Antonio Palamara, in primo grado condannato a 14 anni, Antonio Barillaro, 7 anni in primo grado, e Roberto Pellegrino, che in primo grado era stato condannato a 10 anni e 6 mesi. Tra i condannati anche l'agente di polizia penitenziaria Enzo Giammicchi, accusato di favoreggiamento per aver portato messaggi ai fratelli Pellegrino. L'agente che in primo grado era stato assolto è stato ora invece condannato a 2 anni e 2 mesi. Firma di un protocollo d'intesa oggi a Genova fra le regioni Liguria, Piemonte e Lombardia per lo sviluppo delle infrastrutture del Nord-Ovest. A tenere a battesimo la nuova cabina di regia sono stati i presidenti Giovanni Toti, Sergio Chiamparino e Roberto Maroni. Sentiamo. Abbiamo firmato un importante protocollo sulla logistica e le infrastrutture delle tre regioni che sono evidentemente collegati dai porti della Liguria alle grandi infrastrutture ferroviarie, agli interporti del nord per raggiungere i mercati più appetibili per le merci e restare sul mercato. Il turismo certamente è un altro settore in cui nelle prossime settimane ci riuniremo per studiare iniziative comuni di promozione di un territorio che è diverso ma collegato, ampio e può essere un'offerta turistica integrata appetibile su tutti i mercati. Con la Lombardia stiamo continuando con una serie di accordi partiti da lontano dall'inizio di questa amministrazione, un protocollo per inserire anche in Liguria il numero unico delle emergenze 112 come vuole l'Europa, e siamo tra le prime regioni a partire dopo che la Lombardia ha fatto da apripista. Io penso che si potrà realizzare in pochissimo tempo, e con il presidente Maroni annunceremo anche tra poco il viaggio di prova di quel famoso treno diretto Milano-Genova e Genova-Milano che pensiamo, contiamo di fare negli immediati giorni dopo Natale, il 27 e il 28, come prova per poi istituirlo nella primavera del 2016 in via definitiva, uno di quei collegamenti che rendono due città che sono gemelle per tanti aspetti contigue e che devono essere unite in molti aspetti del loro sviluppo. Tutto esaurito ieri sera alla Camera di Commercio di Imperia in occasione dell'incontro con l'assessore regionale Marco Scajola per la presentazione del nuovo piano casa. Alla riunione sono intervenute 200 persone. L'organizzazione ha dovuto cambiare sala e aprire l'auditorium. Nei prossimi giorni il piano casa approderà al voto del Consiglio regionale. Sentiamo. Assessore Scajola, tutto esaurito qui in Imperia per il piano casa, ormai il conto alla rovescia per il voto in consiglio dopo la commissione, quindi insomma c'è anche un dato politico che si appresta non indifferente da questo punto di vista. Ma sicuramente mi fa molto piacere che proprio in Imperia, nella mia città, ci sia stato addirittura un disagio perché abbiamo dovuto cambiare sala vista la grande presenza di tanti cittadini. Abbiamo fatto bene a fare questo tour in tutta la Liguria, abbiamo incontrato migliaia di persone e devo dirvi che dietro questo strumento di legge c'è tanto interesse, ma direi anche speranza, perché un buon disegno di legge, nonostante alcune considerazioni strumentali di chi vuole che forse la Liguria rimanga ferma e non abbia un futuro e non abbia un progresso. Col presidente Toti stiamo lavorando a pancia a terra, il piano casa non è la panacea dei problemi, ma è sicuramente uno strumento utile al territorio, aspettato, atteso dal territorio e può fare il bene del territorio. Abbiamo fatto delle modifiche importanti, modifiche strategiche, abbiamo guardato con una certa interesse chi soffre, quindi gli anziani, i disabili, abbiamo aperto
pensato per esempio anche al famoso all'entroterra, dove si potranno fare delle riqualificazioni importanti, perché l'entroterra deve essere considerato e tutelato. Qui nell'Imperiese si potrà intervenire sulle serre, che sono per la città di Sanremo sono sempre state anche una risorsa, ma alle volte diventano anche un problema perché devono essere anche riqualificate, possono essere fatti dei progetti anche importanti. Quindi un buono strumento di legge, siamo contenti di portarlo adesso in Consiglio regionale, lo abbiamo approvato in Commissione e siamo compatti nel credere che questo disegno di legge, come altri, potranno rimettere in piedi la Liguria. Tra l'altro un disegno di legge che prevede finalmente, dicono gli operatori, un piano che non ha una scadenza, ma che potrà semmai essere aggiornato, ma che sarà definitivo. Scadrà nel momento in cui diventerà uno strumento urbanistico inserito nei PUC dei comuni, come fanno tante altre regioni d'Italia, e quindi uno strumento moderno e più snello. C'è qualcuno che vorrebbe ancora che ci fosse il medioevo dell'urbanistica, noi pensiamo all'urbanistica del futuro, a un paesaggio migliore, a un paesaggio più organizzato. Le cooperative di comunità come strumento di valorizzazione e sostegno del territorio, soprattutto nell'entroterra, è la nuova sfida lanciata da Lega Coop Liguria, che punta alla creazione di cooperative che possono offrire servizi legati al sostegno e allo sviluppo del territorio, come ha spiegato il presidente di Lega Coop Liguria, Gianluigi Graniero. Sentiamo. Cooperative di comunità, una nuova realtà soprattutto per sviluppare i piccoli territori, quindi un riferimento chiaro soprattutto al nostro entroterra. Ma che cosa sono, come funzionano? Chiediamo a Gianluigi Graniero, che è presidente di Lega Coop Liguria. Allora, questo è un nuovo strumento? Un nuovo strumento per noi, anche se nel frattempo in Liguria ne sono nate solo nell'ultimo anno una decina. Che copiamo dalla vicina Emilia-Romagna, dove nell'Appennino, dove ci sono condizioni, diciamo, ambientali più complesse che nel nostro entroterra, perché lì la neve viene davvero viene per un lungo periodo, diciamo, che hanno l'obiettivo sostanzialmente di restituire ricchezza a un territorio. L'obiettivo principale della cooperativa di comunità è fornire servizi e fornire opportunità di lavoro. Spesso le cooperative di comunità mettono insieme attività agricola e attività turistica, quindi piccole accoglienze, gestione di ostelli, produzione di prodotti locali, ma anche produzione di servizi per il territorio. Faccio degli esempi banali ma concreti di cose che stanno avvenendo: la gestione del trasporto per i bambini che devono andare a scuola, perché poiché vivono nell'entroterra spesso hanno una situazione di disagio, l'acquisto dei farmaci o di alcune altre cose per la popolazione più anziana. Quindi una attività, diciamo una multiattività, che cerca di mettere insieme la produzione di posti di lavoro sul territorio, quindi rafforzando quelle piccole realtà, ma nello stesso tempo offrendo servizi che consentano di vivere meglio in quel territorio, quindi sia servizi tradizionali che servizi più moderni e avanzati. Un progetto, quindi, diciamo, in qualche modo non innovativo, perché la cooperazione fa questo mestiere sostanzialmente da sempre. La vera grande differenza è che al centro di questo modello di cooperativa non c'è solamente il singolo socio che cerca un beneficio per sé, ma il socio attraverso la cooperativa cerca di costruire un beneficio per l'intera comunità. Questa è la vera novità ed è la ragione per cui sono state appunto chiamate cooperative di comunità. Uno strumento che sta crescendo anche nell'Imperiese. Abbiamo delle realtà molto interessanti fatte di giovani e di giovani capaci che stanno nascendo su questo territorio, che speriamo di poter continuare a sostenere e a promuovere per la crescita del nostro entroterra, che è una risorsa per chi ci vive, ma anche per chi la vuole godere come turista. Il GAC, Gruppo di Azione Costiera, il mare delle Alpi, porta il pesce in tavola nelle case di riposo e nelle scuole. L'iniziativa volta alla diffusione del pescato minore ha preso il via oggi nella casa di riposo di Ponte d'Assio, con la partecipazione di uno chef e di una nutrizionista di servizio. Il GAC, Gruppo di Azione Costiera, il Mare delle Alpi, porta il pesce in tavola nelle case di riposo e nelle scuole. L'iniziativa, volta alla diffusione del pescato minore, ha preso il via oggi nella casa di riposo di Ponte d'Assio, con la partecipazione di uno chef, una nutrizionista e del direttore sanitario della struttura.
L'obiettivo è proporre una serie di piatti che abbiano sia un interesse gastronomico che validità nutrizionale, allo scopo di giungere in seguito alla predisposizione di un programma alimentare che comprenda l'utilizzo del pesce locale nelle mense scolastiche e nelle case di riposo. A ognuna delle strutture individuate in questi giorni viene sottoposto un test di gradimento. Siamo oggi alla casa di riposo Agnesi di Ponte d'Assio per portare avanti un bellissimo progetto patrocinato dal GAC, il Mare delle Alpi, e portato avanti in collaborazione con l'azienda speciale Prima Impera della Camera di Commercio. Il progetto tende alla valorizzazione del pescato minore, del pescato cosiddetto povero, e all'interno di strutture come mense scolastiche e mense per strutture dedicate agli anziani. Oggi abbiamo preparato per gli ospiti della casa Agnesi una leccia stellata, quindi considerato un pescato sicuramente meno conosciuto, ma non per questo dalle proprietà nutrizionali splendide. L'abbiamo preparato per gli ospiti con i carciofi, l'olio extravergine, altro tassello importante della nostra alimentazione, quindi il nostro extravergine della riviera, e olive taggiasche. E questo per portare nelle strutture la conoscenza di un alimento considerato più povero, sicuramente meno conosciuto, ma dalle grandi proprietà. Così come oggi il pescato ci ha regalato la leccia stellata, nei prossimi giorni andremo a cucinare in altre strutture e utilizzeremo quello che i pescatori porteranno di fresco in banchina. Il pesce di oggi è un pesce povero, considerato povero, ma in realtà è un pesce molto ricco dal punto di vista nutrizionale. Così come tutti i pesci, diciamo che è ricco di omega 3, i cosiddetti grassi buoni, così importanti per la nostra salute, e poi oltre agli omega 3 comunque è anche un'importante fonte di proteine nobili, proteine di alto valore biologico, oltre a minerali come il calcio, il fosforo piuttosto che il selenio. Il piatto è accompagnato da altri prodotti gastronomici della zona, che possono essere le olive taggiasche ad esempio, così come l'olio di olive extravergine, importanti fonti di polifenoli, altri alleati della nostra salute. Con questo piatto abbiamo cercato di portare sulla tavola qualcosa che sia gradevole ma allo stesso tempo molto valido anche dal punto di vista nutrizionale, quindi un giusto equilibrio tra gradibilità e qualità nutritiva, nutrizionale. Rimaniamo qui in cucina visto che c'è questo nuovo progetto di inserire il pescato locale, quindi il pesce, diciamo, della famiglia del pesce azzurro nell'alimentazione delle mense scolastiche e delle case di riposo. È un programma veramente interessante perché effettivamente rientra nei dettami della dieta mediterranea, specialmente per i nostri ospiti che sono ancora in grado di alimentarsi autonomamente, di gradire e di apprezzare il gusto e il sapore del pesce locale, effettivamente può giovare anche in un'ottica di prevenzione alimentare anche in soggetti di una certa età. Quindi come direttore sanitario sono effettivamente contento anche di questo nuovo programma, chiamiamolo dietologico, che si associa alla dieta normale, che peraltro nella nostra struttura è sufficientemente variata e gradevole. Stanno per essere ultimati i lavori della nuova rotonda davanti allo svincolo dell'autostrada Imperia Est. Naturalmente si tratta di una prima fase che porterà probabilmente già da domani all'apertura al traffico della rotatoria. Vediamo. Stanno per essere conclusi i lavori di sistemazione della nuova rotonda dello svincolo dell'autostrada dell'Imperia Est a Castelvecchio, realizzati nell'ambito della costruzione della nuova linea ferroviaria. Naturalmente si tratta di un primo intervento che dovrà poi essere integrato con l'apertura della nuova viabilità sotto il tracciato ferroviario e con la sistemazione definitiva della stessa rotonda. La rotatoria comunque potrebbe aprire al traffico già da domani o al massimo dalla prossima settimana, dopo il posizionamento della nuova segnaletica verticale e orizzontale.
In seguito dovranno anche essere realizzati ulteriori interventi per completare la regimentazione delle acque piovane. La speranza è che i lavori proseguano anche per quanto riguarda l'ultimazione dei collegamenti con la nuova strada che attraversa il torrente Impero e che la rotatoria di Castelvecchio possa funzionare a pieno regime entro la prossima estate. Lutto nel mondo dell'arte ligure, è morto infatti questa mattina ad Imperia Giovanni Berio in arte ligustro, artista di fama internazionale che aveva saputo importare ed interpretare in modo particolare l'arte figurativa giapponese. L'ultimo saluto a ligustro mercoledì prossimo alle 15 al cimitero di Santa Maria Maggiore. Sentiamo. Avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 1° gennaio, ma Giovanni Berio in arte ligustro è mancato questa mattina. Giovanni Berio aveva scelto di chiamarsi con il nome di una pianta tipica del Mediterraneo e della sua Liguria, ma l'ispirazione l'aveva presa lontano, nel tempo e nei luoghi, recuperando la tecnica delle incisioni giapponesi per le quali nel suo laboratorio di Oneglia preparava anche personalmente i colori. La grande mostra ontologica che gli aveva dedicato alla Biblioteca Lagorio d'Imperia nel mese di ottobre faceva seguito alla donazione alla biblioteca stessa che ha dato vita ad una sala ligustro del suo immenso archivio di libri d'arte, lettere ma anche legni incisi. Ligustro sabato 19 dicembre avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento nell'ambito dell'evento La Forza degli Anni, Eccellenza Imperiesi 2015, quale insigne artista della città di Imperia. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della direzione e della redazione di Imperia TV. E a seguito della rissa di mercoledì scorso alla marina di Porto Maurizio fra 3 inglesi imbarcati in yacht ormeggiati nel vicino porto turistico, il questore di concerto con la prefettura ha disposto la chiusura per 5 giorni del locale Le Grotte di Nerone, teatro dell'episodio. Inoltre i 3 protagonisti sono stati espulsi per 1 anno dal territorio italiano, dovranno quindi fare le valigie entro 1 mese. Per sedare la violenta lite scoppiata di notte erano intervenuti polizia e carabinieri. Ha già riscosso un grande successo di pubblico il villaggio di Natale Giuele, allestito a Finale Ligure in località Calvigio, presenti in numerosi stand espositivi ed un ricco programma di intrattenimento. Fino al 23 dicembre il villaggio sarà aperto ogni weekend per tutti i giorni fino al 6 gennaio. Vediamo. Ha già riscosso un ottimo successo di pubblico nelle prime giornate di apertura il villaggio di Natale, ma intanto spieghiamo come è strutturato. Al villaggio di Natale si possono trovare i mercatini natalizi che quest'anno sono stati organizzati diversamente dal classico chalet del Trentino, sono chalet in stile mediterraneo perché sono tutti colorati, quindi dal giallo all'azzurro al rosso, giusto per differenziare un po' il mercatino natalizio. Si possono trovare diverse attrazioni, il clou di questa edizione è sicuramente la fiaba natalizia dal titolo Le 12 notti, una fiaba scritta da Federico Alberto, mio socio, che ha... Cosa racconta questa fiaba a tutto il pubblico che può assistervi? Questa fiaba, diciamo che è una fiaba che esce fuori da una ricerca del folklore ligure sulle tradizioni natalizie ed è stata, diciamo, trasposta in uno spettacolo postmoderno con 8 spettacoli al giorno della durata di mezz'ora, dove lo spettatore può assistere a diciamo un racconto fiabesco con dei danzatori, una scuola di danza di Savona che ha partecipato insieme a noi alla realizzazione di questa storia. E, oltre a questo, c'è presente una pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico, questo proprio per evitare un eccessivo consumo che la classica pista di pattinaggio in ghiaccio vero assorbe. E si può trovare la slitta di Babbo Natale, che è un ottovolante molto grosso, dove ci si divertono sia piccoli che grandi. E ci sono i pony games, perché all'interno del villaggio c'è un maneggio, è un'azienda agricola, quindi producono anche olio e vini propri di produzione. Si può trovare un villaggio in miniatura all'interno di un grosso igloo di 15 metri di diametro
che è aperto al pubblico gratuitamente, perché l'ingresso al villaggio è gratuito. A pagamento ci sono le singole attrazioni che sto elencando. Ci sono anche altre attrazioni che man mano vengono implementate. Adesso ci sarà anche un tono meccanico, piuttosto che il trenino che collega il villaggio fino al borgo. Quando sarà aperto intanto questo villaggio? Il villaggio è aperto tutti i weekend, il sabato e le domeniche. E dal 23 dicembre al 6 gennaio sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 del mattino alle 20 di sera. E all'interno della struttura c'è anche il ristorante che permette di pranzare e cenare. E il ristorante è aperto anche il venerdì sera, questo è giusto dirlo. E c'è stato un grosso investimento da parte della proprietà, che qui voglio anche ringraziare, che ha permesso di realizzare questo evento, diciamo inedito per una regione come la Liguria, e invito a tutti a andarlo a visitare perché merita veramente. Prima tappa del premio Campiello Giovani in Liguria, ha preso infatti il via la 21esima edizione del concorso letterario dedicato ai ragazzi di età compresa fra 15 e 22 anni residenti in Italia e all'estero, istituito dalla Fondazione Il Campiello Confindustria Veneto. Stamani a Villa Magnoli, sede distaccata del Liceo Cassini di Sanremo, i liceali hanno incontrato Ania Boato tra i 5 finalisti del premio letterario. Sentiamo. Oggi il Liceo Cassini ospita il premio Campiello Giovani. Sì, è una grande soddisfazione per noi, siamo riusciti ad ottenere questa presenza e per i ragazzi è un momento importante, è l'unica tappa che fa il premio Campiello Giovani in Liguria, quindi ne siamo decisamente onorati. Speriamo che sia un bello stimolo per i ragazzi. Io ai ragazzi dico sempre, e lo dico anche ai professori, che un'ora di lezione, come dice Recalcati, può cambiare la vita. Penso anche che un incontro possa cambiare e l'incontro con questa ragazza che si è piazzata tra i 5 finalisti del Campiello, spero che per loro sia particolarmente stimolante. Allora, mi chiamo Ania Boato e attualmente io studio all'università e la mia fortuna nella vita è stata quella di aver partecipato al concorso letterario Primo Campiello Giovani 2015, in cui sono finita nella cinquina finalista. Dove prendi le tue ispirazioni? Un po' ovunque, perché io sono convinta che tutto quello che uno scrittore viva in qualche modo finisce con diventare parte di qualsiasi scritto egli voglia mettere su carta, perché in qualche modo è inevitabile, è proprio un meccanismo naturale. Di fatto, se io provo a riflettere su quali siano i veri elementi ispiratori della mia storia, delle mie storie, in un primo momento non mi viene in mente niente, perché ritengo che sia quasi un'idea che venga dal nulla, potremmo dire, però di fatto riflettendoci mi rendo conto che tutta la mia vita fa parte, rientra nelle mie storie in qualche modo, quindi un po' la mia esistenza è il fonte ispiratrice di tutte le mie storie. Un tema molto impegnativo? In questo caso sì. L'idea di scrivere questo racconto mi è venuta 4 giorni prima, la scadenza del bando del concorso, e non sapevo esattamente di cosa avrebbe parlato. È stata un po' una storia nata da sé, quindi anche il tema così forte, così duro, di fatto sembra essere nato dal nulla, un po' dal tentativo di trovare un tema d'impatto che avesse fortuna, che riuscisse a attirare l'attenzione, e fortunatamente l'idea mi è venuta, perché di fatto penso di esserci riuscita, la storia ha attirato l'attenzione. Che cosa dirai oggi ai giovani? Io mi auguro siano loro a darmi l'ispirazione, perché di solito i ragazzi riescono a tirare fuori delle domande, magari inerenti o solo al concorso oppure al mio racconto, che mi fanno riflettere molto su quello che ho scritto, su quello che potrei scrivere in futuro e su quello che penso di poter trasmettere anche a loro, degli insegnamenti che penso siano utili per chiunque voglia iniziare a scrivere e magari partecipare al Campiello. Noi siamo qui oggi in questa meravigliosa città, perché siamo a 16 gradi, arriviamo dai 2 del Veneto, per promuovere il concorso Giovani, quindi il Campiello Giovani, che è una sezione particolare che ha ormai 21 anni del premio Campiello Letteratura, ed è un concorso che è riservato ai ragazzi che hanno dai 15 ai 22 anni, per proprio una stesura di un racconto a tema libero, e di una certa lunghezza,
e che concorrerà per il concorso 2016. Il bando è già stato lanciato e terminerà il 15 gennaio 2016, quindi bisogna sbrigarsi e noi siamo qui proprio per dare anche un segnale alla Liguria che vogliamo partecipi e magari anche arrivi alla cinquina finalista. Noi facciamo una breve pausa, ci sentiamo subito dopo. Il 15 dicembre prossimo debutta al Teatro Ariston la Giovanna d'Arco su iniziativa della compagnia teatrale L'Istrione di Pino Riotto. Sul palco dell'Ariston 18 attori, il coro di Saviana Fieschi della Scuola di Musica Respighi, musicisti e 3 danzatrici del ventre. L'incasso sarà devoluto in beneficenza al dispensario medico San Vincent di Don Matteo Moretti in Ecuador. Sentiamo. Dopo la prima alla Scala di Milano, la Giovanna d'Arco, come dire, arriva al Teatro Ariston martedì prossimo alle 21:15 con la compagnia L'Istrione di Pino Riotto. Sarà sicuramente una Giovanna d'Arco rivisitata, si parlerà anche di cose attuali come sì, la violenza sulle donne. Sicuramente, certo, sicuramente è stato un lavoro che ho iniziato un anno e mezzo fa e che nascerà sul palcoscenico dell'Ariston martedì prossimo. Sì, ho rispettato però tutta la storia, a differenza di quanto è stato fatto nell'opera di Verdi, dove hanno rappresentato un amore fra Giovanna e il re, qui invece è proprio la Pulcella d'Orléans con le sue traversie che deve combattere per poter riuscire, e ci riuscirà, a liberare la Francia dagli invasori inglesi. Un argomento attuale, tra l'altro, visto quello che è successo in questi giorni in Francia, e ci sentiamo di dire che anche lo spettacolo a priori era già stato improntato con un gesto e un atto di solidarietà nei confronti della Francia, quindi più che mai attuale. Una rappresentazione diversa in che senso? Nel senso che saranno 4 le Giovanne a interpretare in questa storia. La prima l'abbiamo qui perché è la Giovannina, la Giovanna giovane che inizia la sua esperienza, diciamo, celeste con il rapporto con gli angeli già a 12 anni. E poi proseguirà con 3 Giovanne adulte, con i loro 3 temperamenti, con le loro caratteristiche, le loro angosce. E vi saranno diversi colpi di scena. Sarà un'opera con musiche dal vivo, con un coro di 32 elementi in collaborazione con l'orchestra, con l'orchestra della Ottorino Respighi, diretta dal maestro Capurro. Vi sarà un intervento anche di una scuola di danza del ventre, vi saranno delle scenografie mobili, vi saranno alcune cose che non posso anticipare perché un po' di curiosità devo lasciarla. La cosa importante è che qui con noi abbiamo rappresentate delle età diverse, dove poi potremo valutare. Poi andiamo un attimo allora ad ascoltare anche loro. Beh, partiamo dalla piccolina, ma visto che è la Giovanna d'Arco piccola, mi sembra, certo, diamogli la precedenza. Allora, dimmi il tuo ruolo. Io faccio il ruolo di Giovannina quando è piccola, e che parla con gli angeli e gli angeli gli dicono che dovrà fare un annuncio quando sarà più grande. E poi? Come finisce questa storia, la tua storia da piccolo? Poi continua naturalmente la Giovanna d'Arco grande. Tu parli solo con gli angeli, il tuo discorso è questo. Sì, e poi alla fine saluto il pubblico dicendo a domani, però le Giovanne più grandi saranno... Poi sono 4 le Giovanne, quindi sarà anche un intercalare di cose. Saranno portate alla vita con un gesto suo simbolico che andrà a prendere dell'acqua e innaffierà delle piante dalle quali appariranno le 3 Giovanne adulte. Quindi è tutta una cosa da scoprire, ma vediamo anche che qui abbiamo anche un'altra interprete, che è Anna Calvini. Invece il suo ruolo qual è? Il mio ruolo è quello di una matrona. E le matrone sono 3, siamo in 3, e io sono un po' la matrona che insegna alle altre 2, che sono più giovani, il lavoro che devono fare. E la matrona è una persona che indaga e visita
le donne, le ragazze, per vedere se sono vergini oppure no. In questo caso si aveva da sapere se la Giovanna era vergine oppure no. Tutto fa parte della storia, ecco, della Giovanna d'Arco. Sì, ecco, diciamo che c'è anche uno scopo benefico in tutta questa storia, vogliamo sapere anche qual è. Ha uno scopo benefico, che è quello, come tradizione, diciamo, degli spettacoli che ho messo in scena, di aiutare qualcheduno. E in questo caso aiuteremo Don Matteo Moretti, che si trova in Ecuador, è un dispensario medico dove aiuta appunto tutti coloro che hanno bisogno. Potrebbe arrivare direttamente dall'Ecuador quella sera, se gli impegni glielo permettono, però ha detto che avrebbe fatto di tutto per arrivare e essere presente sul palcoscenico e ringraziare lui personalmente. Ci fa estremamente piacere e speriamo che questo appello che stiamo facendo in pratica venga ascoltato da molti, perché più presenze vi sono più sarà possibile fare beneficenza. Siamo sotto Natale e speriamo che questo possa essere un richiamo nostro davvero utile e che venga raccolto da più e più persone. E si è svolto ieri sera a Sanremo, la festa per gli auguri di Natale della sezione provinciale della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Vediamo. Si è svolta ieri sera come tradizione la festa degli auguri di Natale della sezione provinciale della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Alla serata erano presenti il dottor Claudio Battaglia, presidente della sezione di Imperia Sanremo della LILT, il consiglio direttivo, i volontari, medici, infermieri delle cure palliative e tutti quanti hanno prestato servizio per i vari servizi di prevenzione e di assistenza della LILT. Per ognuno di loro il presidente ha speso qualche parola, ringraziandoli per il prezioso contributo che gli stessi hanno fornito nel corso dell'anno durante tutte le iniziative organizzate anche nel 2015, e sono state moltissime. Per citarne sono alcune: l'intensificazione degli appuntamenti per effettuare mammografie ed ecografia senologica, l'ulteriore crescita del numero di pazienti accompagnati per le terapie oncologiche e assistiti a domicilio con cure palliative, i grandi successi della Rinascita LILT, le tante occasioni di raccolta fondi dagli appuntamenti con Brigio Buraco, la cena all'Hotel Londra a maggio, passando per la partecipata serata a Bordighera per una notte per amica, fino all'ultimo appuntamento del 4 dicembre con l'omaggio ad Adriano Celentano, ed in attesa della serata a Cabaret giovedì 17 dicembre nuovamente all'Ariston ad ingresso gratuito. Grande e golosissimo il buffet grazie all'opera dei volontari, in particolare delle volontarie che hanno condiviso le loro torte fatte in casa, dalla torta di carciofi a quella di zucca, le focacce e i biscotti, ma anche couscous, tanta frutta, sempre con un occhio attento alla salute ovviamente. La ONLUS Progetto Famiglia ha organizzato per domani un convegno dal titolo Disabilità nella scuola, i diritti dei bambini, i doveri delle istituzioni. L'appuntamento si terrà presso la Biblioteca Civica Lagorio d'Imperio in Piazza di Amicis con inizio alle 14. Domani alle 21 al Circolo Manuel Belgrano, nella frazione imperiese di Costa d'Oneglia, Natalino Trinchieri e Pierangela Fierro presentano il libro A tu per tu con le nostre erbe. A seguire ci sarà un brindisi di auguri di buone feste. Nell'ambito della rassegna di incontri enoletterari, aperitivo con l'autore, domani alle 19 presso Palazzo Agnesi di Ponte d'Assio avrà luogo l'ultimo appuntamento dell'anno 2015. Protagonista di questa ultima serata sarà la presentazione del libro Colofonia di Stefano Sivieri. Richard Romagnoli, celebre ambasciatore dello yoga della risata e autore del libro Ho imparato a ridere, è atteso da Lassio per una serata dal titolo L'albero della vita. L'appuntamento organizzato e promosso dall'associazione Basta Poco è per domani alle 21 nell'auditorium al quarto piano della Biblioteca Civica di Alassio in piazza Airaldi, e durante la festa la serata consisterà in una meditazione guidata per ritrovare gioia e felicità interiore. E prosegue l'attività del Museo Archeologico del Finale per conoscere, divertirsi e conoscere i materiali e le tecniche di produzione in uso in diversi periodi storici, rivivendo le esperienze dell'uomo antico. I partecipanti sono coinvolti nella pratica di diverse esperienze archeologiche, privilegiando la loro diretta partecipazione. Domani dalle 14.30 alle 16 è previsto il laboratorio La pittura sulle pareti delle caverne, come ai tempi della preistoria, dedicato ai bambini a partire da 5 anni. Bene, ora vediamo gli appuntamenti di Riviera Eventi, i cantieri sull'autostrada dei Fiori e il quadro meteo.
Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona confine di Stato da lunedì 14 a domenica 20 dicembre. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Borghetto Santo Spirito ed Albenga, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra San Bartolomeo ed Imperia Est, cambio di carreggiata per adeguamento al viadotto Oliveto 2, da lunedì a domenica anche notturno. Tra Imperia Ovest ed Arma di Taggia, cambio di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione, da lunedì a venerdì anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Arma di Taggia ed Imperia Ovest, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Imperia Est e San Bartolomeo, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a domenica anche notturno. Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, cambio di carreggiata per la posa di barriere forno assorbenti, da lunedì a venerdì anche notturno. Vediamo le previsioni del tempo con ARPAL Meteo Liguria. Domani, sabato 12 dicembre, tra nuvolose e molto nuvolose, in particolare sul centro Levante, con la possibilità di deboli piovaschi sparsi. Umidità su valori medi, venti da sud-ovest e sud-est, deboli o moderati. Il mare sarà mosso in costa, localmente molto mosso a Levante da sud-ovest nella prima parte della giornata. Dopodomani, domenica 13 dicembre, in prevalenza molto nuvoloso, ancora possibilità di deboli piovaschi sul centro Levante, meno probabili da metà fine giornata. Umidità su valori medio-alti, venti deboli meridionali, con qualche rinforzo meridionale sia in costa, in particolare ad ovest di Capomele, sia nell'interno. Il mare da mosso sud-occidentale a poco mosso nel pomeriggio. Bene, tutto per questa edizione, grazie come sempre per averci seguito, a tutti voi una buona serata.